disinfestazione ecologica. Un ossimoro? Niente affatto. Combattere gli insetti con prodotti e tecniche che non fanno male all'uomo è possibile. Anzi, polverine nocive, nubi chimiche e insetticide possono essere dimenticate. Niente più intossicazioni e irritazioni della pelle. Gli specialisti della disinfestazione sono gli unici in Italia a non avere insetticidi in magazzino. Puntuali naturalmente arrivano anche le zanzare, quest'anno pare più numerose e aggressive che mai. Per chi ha un appartamento privato e quindi le piante sul balcone, consiglio vivamente l'eliminazione delle raccolte d'acqua dai vasi e i sottovasi, perché è proprio lì che le zanzare depongono le uova e quindi è da lì che parte lo sviluppo. Invisibili vampiri, Nicole Di Giulio. Questi cani sono capaci di stanare dei nemici minuscoli, le cimici dei letti. Qui già sta sentendo. Il cane in quel punto ha segnalato la presenza di cimici. Adesso possiamo andare a controllare. L'unico sistema è l'azoto liquido. 30 anni fa, quando facevo l'inviato di guerra in Afghanistan, sai, la cosa che temevamo di più non erano i razzi dei mujahideen, ma il ritorno in albergo, il cosiddetto albergo la notte tra le lenzuola macchiate di sangue. Insomma, un'esperienza spiacevole. Volevo chiedere, se mi permetti, ma è possibile, quando uno va in giro per turismo, affittarsi uno di quei cani a chiappa cimici? Sì, probabilmente sì. Il contagio da chikungunya si allarga. Ad aprile noi disinfestatori eravamo pronti a scendere in campo contro la zanzara, come abbiamo sempre fatto in anni e anni di disinfestazione, e chiaramente utilizzando degli insetticidi presenti sul mercato e approvati dalle normative vigenti. L'ordinanza del sindaco ha rallentato la macchina operativa. Ora intervenire è possibile, sebbene sarebbe stato sicuramente più opportuno farlo con anticipo. Allora, vi presento Fabio Biancolini, disinfestatore. Biancolini, come li possiamo eliminare e come le possiamo combattere queste cimici? Proviamo a sfatare qualche luogo. Gli altri insetti, Biancolini, possono annidarsi dentro casa? Ma sicuramente tra i più diffusi, ma anche tra i più odiati, ci sono gli scarafaggi, le blatte. Ho portato qui qualche blatto da farvi vedere. Le fa un po' impressione, però insomma, però sì, ha fatto bene a portarci. Ci sono piccoli insetti, stiamo scoprendo in queste settimane, che possono provocare tanti danni in casa, insetti invisibili. Quali sono questi insetti? Beh, sono i tarli del legno. I tarli del legno sono invisibili perché scavano delle gallerie all'interno del legno, dopodiché escono da questi forellini, che si chiamano appunto fori di sfarfallamento, che sono questi che vediamo nel legno. Ci sono poi dei parassiti del tarlo che sono in grado anche di fare delle punture veramente molto pruriginose all'uomo, per cui è importante debellare i tarli e i suoi parassiti per poter ottenere l'effetto di... Allora, questo strumento è un rilevatore acustico per tarli del legno, quindi posizionando la sonda sul legno da indagare e ovviamente mettendo le cuffie riusciamo ad ascoltare proprio il rumore del tarlo. Questo è fondamentale perché se noi riusciamo a identificare la porzione di legno da trattare, trattiamo solamente quella, evitando uno spreco di denaro importante.